generosità, e sono qui proprio per ringraziare chi ha fatto questo dono. L'ho fatto alle donne marchigiane, l'ho fatto a tante persone che vivono un percorso complicato. Noi cerchiamo di offrire il massimo attraverso la creazione di Breast Unit, nuclei diciamo in grado di offrire a 360 gradi un'assistenza alla donna malata di tumore, con equip che tengono insieme certamente il chirurgo che fa prevalentemente questo intervento, ne deve fare almeno 150 all'anno, con il chirurgo plastico che sta in equip, con lo psicologo che sostiene donne in questo percorso, con l'oncologo che si riferisce per tutto quello che è la terapia post intervento e dove possibile anche con l'intervento dal punto di vista radiologico per poter appunto fare la terapia nel primo momento, addirittura in alcuni casi durante l'intervento. Dopo di questo il percorso chiaramente continua e questo macchinario permetterà di evitare chemioterapie inutili. È un fatto molto importante, ci permette ancora una volta di visualizzare il sistema sanitario regionale come una grande rete dove tutti quanti concorrono e mettono a disposizione le migliori tecnologie per chi ne ha necessità. Una rete oncologica che nel caso della Breast Unit vuole la nostra regione raggiungere l'eccellenza. Il principio di prossimità dei servizi è un principio molto importante. È chiaro che parliamo di una situazione molto delicata, fatta di persone anziane che vivono nel territorio, e spostarsi anche per una cosa minima diventa impegnativo. Poter riattivare un punto prelievo per poter fare questa azione che per alcuni soggetti con particolari patologie è anche frequente, avere lo spazio per la guardia medica in modo che in tutti gli orari, in ogni evenienza, ci sia la possibilità di contattare il medico e farlo in un locale confortevole, accessibile e curato è un segno di grande attenzione nei confronti della comunità. Per me valgono certamente le grandi opere, le grandi tecnologie, ma altrettanto importante sono questi piccoli spazi che rendono la risposta alla salute vicina al cittadino.